viene dalla Spagna, il Goni Sanchez Mariano, che sceglierà la miglior coppia che ha già visto in dettaglio. Cominciamo con una coppia di Weimaraner. A seguire una coppia di setter irlandesi. Ari Joa. Australian Cattle Dog. E per finire Epagnel Breton. Nell'esaminare le coppie, il giudice pone particolare attenzione anche al dimorfismo sessuale, cioè la palese differenza che deve esserci tra il maschio e la femmina. Differenza che si manifesta nell'altezza, nella stazza, per i più esperti anche nella gentilezza dei lineamenti, insomma un po' come nella razza umana. Questo è a prescindere dalla qualità e dal valore, dall'attinenza di ogni singolo soggetto. Il parametro più importante è la omogeneità e la differenziazione sessuale. Bene, il signor Goni si ricorda di non mettersi di fronte alla telecamera. Goni Sanchez. E siamo fortunati perché in genere le origini spagnole sono 4, 5, 6, non parliamo dei portoghesi. Dunque abbiamo Sehor Goni Sanchez Mariano. Nel frattempo si stanno preparando nel pre-ring i gruppi di allevamento. Per il momento ne vedo solo uno, ma ho motivo di credere che molte delle coppie aggiungeranno un membro e diventeranno gruppo. Cioè dalla relazione a due si passa alla relazione a tre, al triangolo. Nel frattempo prosegue l'esame delle migliori coppie. Adesso sul ring potete vedere gli Ari Joa, razza del sesto gruppo Segugi, e adesso è il turno degli Australian Cattle Dog. Il nome inglese ci dice che questi erano usati per la raccolta e il trasporto del latte, dunque dei bovari. Adesso abbiamo dei cani da caccia, una razza da caccia molto diffusa, molto utilizzata. Devo dire che sicuramente non brilla per ubbidienza, ma si sa, i cacciatori sono fatti così. Forse ha visto una preda nell'angolo opposto al ring e siamo arrivati alla fine. Vediamo come andrà a formarsi il podio. Bene, come al solito un bel applauso.
terzo classificato, non voglio fare una papera. Terzo classificato, scusate l'attacco un po' forte, un bel giro, si accomoda sul terzo posto del podio il setter irlandese. Un bel applauso alla signorina che con i suoi cani si porta al terzo posto di questo meraviglioso podio. Un bel complimento agli organizzatori del gruppo Cinofilo Perugino per l'allestimento che sono riusciti a fare. Riserva di Best Brace, riserva di coppie, è quella dell'Australian Cattle Dog, con questi due baldi giovani che da concorrenti sono diventati collaboratori. E chi sarà il primo? Il primo classificato sono i Weimaraner. Complimenti e un applauso anche per gli altri, andrà meglio la prossima volta, non dubitate. Se avete gruppi uscite di qua, altrimenti l'uscite dall'altra parte. Grazie. Qualche secondo per le foto, merita di spendere qualche secondo per immortalare questo bel momento. Ah.